Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo tutorial. Perdonate l'assenza, ma ho iniziato l'università e quindi purtroppo non ho tanto tempo per realizzare nuovi video. Sorry. Dopo il successo riscontrato con il video degli stickers di WhatsApp, guardatelo se non l'avete ancora visto, oggi vi spiegherò come realizzare i famosi filtri che stanno spopolando su Instagram. Sembra un lavoro lungo e complicato, ma vi giuro è davvero una cavolata. L'importante è avere fantasia e creatività. E soprattutto il programma Spark AR Studio, che senza di quello non potete fare nulla. È un programmino molto semplice da utilizzare, vi metto il link in descrizione, ma cosa ancora più bella, è gratuito. Io direi di non perderci troppo in chiacchiere e iniziare subito con il tutorial. Allora, innanzitutto aprite il programma, questa è la schermata principale. Ci sono già, diciamo, dei filtri base su cui lavorarci sopra, modificarli e migliorarli o fare quello che volete. Ma noi ne creeremo uno nuovo, quindi fate Create Project. E ci accoglierà subito una personcina molto simpatica che chiameremo Barak. Se cliccate qua, video, potrete scegliere altre persone, tipo Maria, Luisa, Maddalena e tante altre persone. Ma se siete particolarmente egocentrici come me, cliccate qua e se avete la webcam comparirete voi. Quindi facciamo come quelli lì. No, a parte gli scherzi, questo è molto importante perché potrete testare i vostri filtri in live, in diretta, vedere se ci state bene. Tra l'altro scusate se guardo qua ma non guardo là, ciao. E perdonate anche le occhiaie ma stanotte ho dormito poco. Bene, questa è la schermata principale. Ah, tra l'altro prima di cominciare vi faccio vedere degli esempi di quello che ho creato. Tipo ho creato questo Pikachu, però non mi piace la luce perché è troppo piallato. Ok, sì, si vedono pure le lentiggini, fantastico. Ovviamente è il filtro, non sono lentiggini mie, purtroppo. O se no quest'altro esempio molto simpatico del meme Stonks, che non so se tutti capiranno, ma è molto carino, quindi se volete seguirmi su Instagram potete utilizzarlo. Adesso in fase di analisi, prossimamente sarà pubblico. Stonks. Ok, bene, direi di iniziare subito. Si possono fare veramente tantissime cose, ma quello che ci interessa a noi è modificare un po' i lineamenti, magari mi rimpicciolisco un po' il mio nasone, e poi vi faccio vedere come applicare maschere simpatiche, cioè proprio oggetti in faccia tipo lentiggini o immagini che ci stanno in testa, come vi ho fatto vedere prima. Prima di tutto fate Add 3D, clicchiamo Face Mesh. Ecco, in pratica ci maschera la faccia, no? Riconosce il nostro volto. Qui sulla destra potete impostare la visibilità, addirittura togliere gli occhi o la bocca. Adesso non si capisce bene, ma lo faccio vedere meglio dopo. E come avete notato si è creato un'opzione qua chiamato Face Tracker 0. Face Tracker praticamente è il riconoscimento del volto. E su questa maschera si possono applicare dei materiali o delle deformazioni. Io vi faccio vedere prima i materiali. Create un materiale chiamato materiale 0, e questo qua lo rinominiamo, lo chiamo pelle bella. Su pelle bella cliccate retouching. Ecco, vedete qua è molto molto esagerato, io metto un coso leggero, mettiamo 8%. Ok, per adesso ci interessa questo. Quindi, come notate, abbiamo pelle bella, questa è la cartella materiali. Possiamo aggiungerne quante ne vogliamo, se facciamo così, create a new material, ne aggiungiamo altri. Ovviamente si sovrappone, infatti vedete gli occhi, ok. Come vi dicevo prima, occhi e bocca. Secondo livello lo chiamiamo texture. Adesso vi faccio vedere perché texture. Perché se voi cliccate qua, ritorniamo a flat. E cosa facciamo? Texture. Qua aggiungiamo noi una texture e potete mettere qualsiasi immagine. Ecco, io un esempio ce l'ho qua. Questa è la nostra schifezza che è uscita. Perché questa immagine si adatta proprio alla maschera. Noi magari vogliamo mettere questa immagine in una determinata parte della faccia. Ad esempio questo gattino lo vogliamo mettere piccolino sulla fronte. Ma io vi faccio vedere una cosa molto carina, perché se aprite Photoshop e importate queste tre immagini, ovvero viso maschile, viso femminile e reticolato, voi potete lavorare su questa maschera, che è proprio il contorno di quella maschera che si adatta al vostro volto, e potete aggiungere immagini, cose eccetera, in modo tale da averla perfetta e aderente sulla vostra faccia. Vi faccio un esempio. Io uso questa immagine come base per capire bene dove ho gli occhi, il naso e la bocca, perché ovviamente poi l'immagine verrà adattata, quindi qua è molto deformata. Questo lo uso solo come linea guida per capire dove è la bocca, il mento, eccetera. Cosa faccio? Inserisco la mia immagine, per esempio sto gattino qua, un tatuaggio qui. Tra l'altro, se siete molto abili con Photoshop potete fare delle cose davvero incredibili. Ecco, seguite le linee guida per alterare magari un po' la vostra immagine. E poi cosa fate? Dovete esportare l'immagine in formato PNG, ovvero col fondo trasparente, ma lo notate da questi scacchi. Se vedete questi scacchi vuol dire che l'immagine è trasparente. Quindi io adesso salvo, la chiamo texture prova, ovviamente in PNG. Ecco, adesso vi faccio vedere, se noi cambiamo texture, mettiamo quella che abbiamo appena realizzato, vedete? Vabbè, adesso il gatto l'ha schiacciato un po' perché non l'ho sistemato, invece guardate il tatuaggio come si è adattato bene. Poi appunto dipende dalla grandezza dell'immagine, poi io posso fare qualsiasi cosa. Bene, ho acceso la luce così si vede meglio, e tra l'altro leviamoci sta schifezza dalla faccia e facciamo una cosa un po' più carina. Tanto vi ho spiegato come si fa, quindi apriamo Photoshop.
leviamo il reticolato e adesso faccio come Art Attack. Io ho già preparato delle lentiggini finte. Ovviamente se siete pratici di Photoshop, come ripeto, potete fare quello che volete, opacizzare di più l'immagine, eccetera. Stessa cosa il tatuaggio, l'ho rimpicciolito e l'ho messo qua in alto a destra. Poi ricordatevi di togliere la vostra immagine di fondo, deve essere trasparente, e esportate il tutto nel formato PNG, come vi ho detto prima. Chiamiamole lentiggini. Ok, apriamo il nostro programma, togliamo questo aborto di texture e aggiungiamo una nuova texture, ovvero le lentiggini. Boom. Se sono molto esagerate, qua c'è l'opacità, potete ridurla, un po' come Photoshop. Quindi noi mettiamo proprio una cosa leggera, leggera, carina. Poi appunto, a seconda della luce, magari qualcosa si vede di più, qualcosa di meno. Infatti io se spengo magari si vede poco, con la luce si vede di più. E adesso vi faccio vedere come modificare i lineamenti. C'è un programma molto carino chiamato SculptGL, ve lo linko sempre in descrizione, non fate caso alla pubblicità, non sono io che la sto mettendo. E potete praticamente creare quello che volete, scolpire questa palla ad esempio di clay digitale, virtuale. Ma a noi non ci interessa, quindi la cancelliamo con ClearScene, ok? Allora noi aggiungiamo questo file chiamato FaceMesh, che vi lascio in descrizione ovviamente da scaricare, che è la faccia base del programma. Noi qua possiamo andare a modificare tutti i lineamenti. Ah, per spostarvi basta tenere premuto il tasto destro del mouse e poi con la rotellina zoomate. Cosa voglio fare? Magari voglio rimpicciolire un po' il naso, quindi allargo un po' il raggio. Questo è il raggio del pennello, invece questa è l'intensità. Ecco, se sbagliate basta andare su History e fare undo, oppure potete provare vari pennelli tipo Move, che sposta solo, ad esempio Local Scale, per rimpicciolire un po' il naso, forse troppo. Poi potete alzare i zigomi, fare quello che volete. Dopo che siete soddisfatti del vostro modello, dovete esportarlo, quindi lo salvate con .obj. Obj è il formato 3D che si utilizza su questo programma. Quindi, cosa succede? Ritorniamo su Face Mesh e stavolta aggiungiamo una deformazione. Importiamo Your Mesh e come potete notare il mio naso è molto più carino. Forse di profilo sembra un po' schiacciato, ma dovevo farlo meglio, ma non importa, da davanti va benissimo. O se no, una cosa molto simpatica che ho creato per farvi vedere. Potete veramente fare quello che volete. Mamma mia, inquietante, togliamola. Bene, direi che è un nasino molto carino. Ecco, il video finisce qua, ma questa è solo la prima parte. Ci sarà poi subito una seconda parte molto importante, dove spiegherò come aggiungere oggetti 3D, creare dei pannelli sopra la propria testa, ma soprattutto la cosa più importante, esportare e caricare i vostri filtri su Instagram. Quindi io vi ringrazio per aver visto la prima parte. Se avete dei dubbi scrivetemi pure e io vi commenterò. Lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla seconda parte di questo video. Ciao ciao!